mattina svegli senza voce, colazione. È andata bene, ma come è andata stamattina? Da paura, meglio di così. Tieni, Nico, mangia ormai. Sì, mangio. Diciamo che approfitta della bontà degli Stati Uniti. No, non sto scherzando. No, è vero, il tuo diritto a mangiare, è vero, diciamo. È pienamente così. Vabbè, va. Comunque è andata bene. Mo finiamo di mangiare. E poi in realtà c'è Roma-Genova, quindi vedremo Roma-Genova. Comunque la sentiremo per radio. E per lui il derby, quindi la vedrà con un telefonino piccolissimo e cercherà di non morire di infarto per il derby, diciamo. A dopo, ragazzi. Una birra e poi ci siamo. La malattia mentale degli italiani che vedono la partita in qualsiasi modo, in qualsiasi luogo del mondo. Ovviamente per Nico c'è un Inter Milan importante, invece mi godrò il derby, così. Dopo uno 0-0 molto, con molte polemiche finali. State a Roma, è vero. Roma. Rubata come so, al solito, diciamo. Con un Mourinho incazzato nero a fine partita. Sanno l'espulso, niente. Però questo per farvi capire che italiani, wrestling, tutto quello che vogliamo, però non c'è niente da fare. Sei sull'Himalaya, devi sintonizzarti e vedere la partita. È il pallò. Esatto. Viva il football. Finito il derby. Male. Molto male, direi. Per voi. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, io non posso parlare, ho pareggiato col Genoa. Così davvero amara. Così fa male. 2-1 Giroud. Va bene stasera. Esatto, verso il secondo venue. Oggi ci si aspetta sold out, insomma. Forse su un migliaio di persone. Ci vediamo dopo, dai. Siamo arrivati alla seconda venue. Daniele c'ha una fame che muore. Sì, io sto svenendo. E adesso la questione è capire se dentro la venue c'è da mangiare oppure no, lo scopriremo molto presto. Facciamo un giro dello spogliatoio. Bagno, biliardo, niente dei fancy, diciamo. Poi c'è un camerino, lo spogliatoio. C'è un'altra stanza dove si va in un altro bagno. Poi più giù, io non ho voce, aprendo questa porta c'è una specie di magazzino, qualcuno probabilmente lo utilizzerà come spogliatoio. Vi faccio vedere una cosa importante: l'Inter Miami è venuto a vedere lo show. Ora vi faccio vedere quelli là con la maglietta, sono giocatori dell'Inter Miami e la società. È appena rientrato a Battle Royale, è stato uno degli ultimi a essere eliminati. Mamma mia, il pubblico è forte, eh? Madonna. Senti che casino, una roba grossa bro.
ciao, come stai? Stai bene? Un match molto tranquillo, ho fatto tanto Royal stasera, quindi sono stato sul ring poco quello che potevo. Ho creato il valore massimo possibile, adesso sto riprendendo il massimo di me. Poi stasera non so ancora dove dormo, spero da qualche parte. Poi piace per i fan italiani e per tutti noi, insomma, che crediamo nel wrestling italiano, sai, diventare due volte campione sia europeo che dei pesi leggeri negli Stati Uniti in due contesti diversi sarebbe stato una piccola soddisfazione per il nostro paese. Per adesso ci teniamo solo quello europeo, va bene, ci accontentiamo, insomma, non ce lamentiamo, però abbiamo fatto un grande spettacolo e niente, sto a pezzi. Grazie. Spero che sia stato bene. No, io sono stato benissimo e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me, veramente. È stato davvero. Anzi, mi spiace per quello che ti dispiace. No, hai fatto già molto di più di quello che dovevi. Basta che come fosse di quello che ti aspettavi, è andata come ti aspettavi. Con l'investimento comunque ne valsa la pena. A voglia, ne valsa più che la pena, mi porterò a casa molto di più di quello che mi aspettavo. Quindi ti ringrazio. Grazie anche per sostenere tutto il resto di te. Grande conto, ci vediamo presto però. A presto.